Buongiorno a tutti, siamo qui nella sede di ARA 1965, ringraziamo per l'ospitalità innanzitutto il padrone di casa, per la presentazione di due dei tre nuovi giocatori di quest'anno della squadra, Fabio Ricci, centrale, e Bruno Diaz, palleggiatore. Per Bruno Diaz è un esordio in Italia, è giovanissimo, è la prima volta che viene. Al tavolo dei redattori abbiamo anche Antoine Brizard, capitano della squadra, il padrone di casa è Matteo Ferrari e Istvo Zlatanov, direttore generale di Gas Ace Blue Energy Volley Piacenza. Darei la parola al padrone di casa per un saluto. Intanto ringrazio voi per questo evento, perché insomma, per quanto mi riguarda personalmente, insomma, il ritorno in palestra, che devo sostanzialmente alla lunga amicizia con Slati, mi ha riportato un po' in un mondo che sento mio per tante situazioni. Quindi avere la possibilità di avere in casa mia giocatori di volley del calibro di quelli che sono seduti al tavolo, sicuramente per me insomma è un ringraziamento che vi devo, perché mi riporta indietro la lancetta degli anni di diversi anni. Ci tenevo solamente a dire due parole, poi non voglio rubare tempo ai protagonisti di quella che sarà la prossima stagione. Ci tenevo solo a sottolineare appunto questa scelta, che è stata fatta non solo per la mia grande passione, insomma, e l'esperienza che ho avuto nel mondo del volley, ma soprattutto perché arrivando su Piacenza abbiamo cercato, insomma, di capire quale poteva essere, insomma, la nostra possibilità di affiancare il territorio nelle iniziative che normalmente noi proponiamo invece sulle altre province dove lavoriamo. E quindi appunto con l'amicizia con Slati mi ha portato a conoscere questa società che rappresenta in tutto e per tutto un po' anche la nostra filosofia, e quindi unire la passione per il volley a una società che ha questo tipo di iniziative, che soprattutto anche dal punto di vista, insomma, di come si propone sul territorio, del lavoro che fa con l'attività appunto soprattutto anche nei giovani, così insomma ci ha associato subito in quelle che sono un po' le nostre filosofie guida aziendali, ecco. Poi sarà sicuramente motivo in più appunto per ritornare a vedere e a tifare, insomma, Piacenza sui campi di gioco. ARA 1965, il gold sponsor nuovo di questa stagione della società, speriamo anche per le prossime stagioni, tanto iniziamo questa. Istvo Zlatanov. Intanto io ringrazio Matteo per l'ospitalità e il fatto di aver aderito al nostro progetto. Devo essere onesto, sapendo un po' la sua passione per la volo, ha avuto lavoro, diciamo, molto facile nel cercare di coinvolgerlo in questo nostro progetto. Ovviamente ci fa tanto piacere la loro presenza dell'azienda, siamo anche vicini di casa perché ci separano pochi centinaia di metri, quindi siamo veramente felici di questa loro adesione al nostro progetto. Il nostro progetto è vario, non soltanto sportivo, anche sociale, quindi ci sono tanti punti di incontro che ci uniscono, che lavoriamo sia per la collettività ma anche per l'immagine della città, per cercare di promuoverla in Italia, in tutta Europa, in un futuro speriamo anche nel mondo, e per quanto riguarda anche il progetto sportivo, che è altrettanto ambizioso. Fabio Ricci, prima stagione a Piacenza, sei arrivato già da qualche settimana, stai lavorando da qualche settimana, come stanno andando le cose? Buongiorno a tutti intanto, sì, sono arrivato qua il 28 agosto, appunto abbiamo iniziato e sta andando bene, mi trovo bene, sono contento, vedo un sacco di entusiasmo, un clima molto positivo, quindi queste prime settimane sono passate veramente bene, siamo in pochi ma stiamo lavorando bene e spero che il clima e che l'ambiente sia questo anche in futuro, perché è veramente bello lavorare così. Tu sei abituato a vincere, a Perugia hai vinto tanto, l'anno scorso eri a Siena, quest'anno sei venuto a Piacenza, cosa ti ha spinto a venire a Piacenza? Sì, ho vinto tanto ma ho perso tanto negli anni di Perugia, l'anno scorso sono retrocesso, quindi non è che ho un gran biglietto da visita sinceramente. Mi ha spinto a venire qua appunto perché questa,
questa passione, questa voglia di crescere, di continuare a far bene, di alzare sempre l'asticella. Ormai nel mondo della pallavolo si sa che Piacenza ha intrapreso questo percorso, quindi non potevo perdere un'occasione così stimolante per me. Adesso poi lasceremo le domande ai colleghi giornalisti. Intanto presento Bruno Dias, un ragazzino che viene dal Portogallo, il suo primo anno in Italia, diciamo il primo anno fuori dal Portogallo. Non so se stai parlando, se impari già l'italiano oppure se sai dire poche cose. C'è la Francesca che traduce, dai, è così. O Antoine che traduce. No, la Francesca che traduce. Allora, inglese e la francese. Come ti stai trovando qui a Piacenza e cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Good morning to everyone. It's a real pleasure to be here with playing with such high level players in the world of volleyball. And to the season, I hope to increase my level. Learn with, as I said, one of the best, like Antoine, and I'm here to work and be ready when the team needs me. È un piacere essere qui e lavorare con giocatori di un calibro del genere e spero che in questa stagione, affiancato anche da Antoine, il mio collega calciatore, possa continuare a migliorare. Perfetto. Antoine, c'hai un piccolo allievo sotto la tua ala protettrice quest'anno. Come lo vedi? Buongiorno a tutti. È la prima volta nella mia carriera che ho un secondo pareggiatore così giovane. Mi sento già un po' vecchio, però sono arrivato ieri, quindi non so ancora benissimo che tipo di persona è, però di quello che ho sentito, di quello che ho visto ieri, sembra molto sveglio, intelligente, ha la voglia di imparare e questa è la qualità più importante che possa avere. E, no, spero di aiutarlo a crescere e mi farà crescere anch'io, perché non siamo mai arrivati a... quindi vedremo, però sono molto contento di avere questo ruolo pure e vedremo cosa succede con lui. Beh, Bruno, hai un ottimo maestro davanti a te. Matteo, Marcello. Ci dice un po' le sue caratteristiche, quali sono, adesso sei giovanissimo, però dove dovrai migliorare un po' in tutto, però dove ti senti in questo momento un po' più forte, dove invece devi crescere? I think I'm a little creative with my game. I like to do different stuff, and I think I serve quite well. In terms of where I need to improve, it's the precision of my set and some technical aspects. Like I need to be more precise in everything. Mi reputo un palleggiatore piuttosto creativo e credo di essere bravo all'imbattuta. E per quanto riguarda invece quello da migliorare, mi piacerebbe migliorare la precisione dei miei palleggi e aspetti più tecnici anche. Perfetto, io ti aggiungo, visto che non li abbiamo presentati perché prima pensavo soltanto, Bruno rappresenta per noi un investimento, nel senso che abbiamo individuato in Bruno un palleggiatore talentuoso, sicuramente molto giovane. Sapete benissimo che un palleggiatore arriva alla maturità praticamente all'età di Antoine, quindi è un nostro investimento anche per il futuro, tanto la verità è quella. Quello che ha detto lui, che si sente, è molto sveglio, assolutamente sì, tant'è vero che da 3 settimane qua tu gli hai fatto la domanda in italiano e lui ti ha risposto in inglese, quindi capisce subito in poche settimane. Questo l'ha dimostrato anche durante gli allenamenti, è molto creativo, sicuro, è una...
penso sia un ottimo investimento per la nostra squadra. Lo sai però che lui non è uno molto portato alla panchina, l'anno scorso è sempre stato in campo, quindi non so, darai un po' di spazio, visto che quest'anno giocate molto più dell'anno scorso? Non lo so, vedremo. comunque sì, giochiamo tanto, l'anno scorso abbiamo giocato abbastanza anche. Quello che non mi è piaciuto l'anno scorso è che dovevo per forza giocare sempre, che ho fatto fatica con dei problemi fisici e non potevo fermarmi, e non avevo bisogno di tanto tempo per recuperare, però non potevo, quindi spero che non succederà, però se succede sono sicuro che lui può dare una mano e aiutare la squadra senza problema. Grazie. Ci sono altre domande? Nessuna? Oggi a vari tutti di domande. Pensano interviste personali. Perché Marchetti ha già fatto tre domande. Basta questo. Niente, ringraziamo allora per l'ospitalità. Speriamo sia una stagione che dia dei buoni frutti, sia da Ara 1965, non ci sono dubbi, e non ho dubbi neanche sulla squadra e su quello che potrà essere. Grazie a tutti.